Adesso si collegano con loro, aspetta che... Eccoci qua, e ci siamo collegati, Barbara. Barbara, siamo con te. Eccoci, buongiorno, sì, vi sento, eccoci, sono in compagnia di un'istituzione, Laura Dellicolli. Ciao, le stavo Laura. Dicendo che vorrei entrare nella sua testa per 10 minuti per assorbire tutto quello che lei ha vissuto in tanti anni dedicati al mondo del cinema. Anni, diciamo, da cronista anche su questo red carpet e su tanti altri, quando forse ancora il red carpet non c'era proprio così, quindi vogliamo raccontare quello che mi stavi dicendo qui sottovoce di quella giovane promessa del cinema che tanti anni fa avete portato a cena. Curiosità, ci chiese un ufficio stampa, eravamo tutti molto giovani e insomma la mostra non era così clamorosa e così soprattutto tra virgolette anche aperta ai ragazzi. E questo ufficio stampa ci disse: ma c'è un ragazzo spagnolo che è venuto qui, insomma sta nel film di Almodóvar, però veramente è un po' spaesato, non conosce nessuno, questa sera è cassa da fare altre cose, ma non volete portarlo a cena con voi? Dategli un po' di compagnia, vogliamo dire chi era quel giovanotto quasi sconosciuto? Beh, si chiamava Banderas, spaesato. Si chiama Banderas, ma poi lo è diventato dopo. Insomma, sono ricordi di tante cose, potrei raccontare tanti incontri avuti qui, io credo di aver conosciuto il meglio del cinema internazionale da vicino. Però ciascuno di noi si porta dentro queste immagini in un tempo dove non c'erano i telefonini, quindi in fondo non però nella memoria resta. I tempi cambiano, però il cinema resta comunque una colonna fondamentale della nostra vita. Senza cinema probabilmente non riusciremo a sognare così tanto. Questa edizione della mostra è importantissima proprio per riavvicinare il grande pubblico al mondo del cinema. Hai notato proprio questo senso forte di ripartenza in questi giorni? Ma il senso di ripartenza si nota molto, perché basta guardare quello che succede qui davanti. Ieri mattina dalle 9 del mattino c'erano ragazzi che aspettavano Timothée Chalamet, chiaramente, però la sera prima aspettavano anche Cate Blanchett, che non è proprio generazionale, ma per un film bellissimo. Comunque il fatto ci sia più il muro che ha difeso diciamo dal tempo di pandemia la preoccupazione che ci fosse troppo contatto e troppo assembramento, quest'anno aiuta moltissimo, e vedere il Lido così affollato, così vivace, con questi ragazzi che sono proprio, cioè, risvegliano passione e curiosità. Quindi direi che questo insomma è l'incoraggiamento migliore anche per pensare che tutto questo porti qualche cosa in sala. Il fatto che ci siano tanti personaggi, chiamiamoli un po' outsider, cioè che vengono anche da altri mondi, tipo Harry Styles, che è, sappiamo, ex leader dei One Direction, protagonista del film che verrà presentato lunedì, credo, diretto dalla sua fidanzata. Cioè questi personaggi aiutano il cinema per avvicinare i giovani? Cioè è giusto questa contaminazione? Beh, certo, assolutamente sì, perché sono personaggi che in ogni caso appartengono a un altro immaginario. C'è molta musica in questa mostra, anche nelle sezioni collaterali. Ieri un piccolo film che si chiama Margini, oggi qualcuno l'ha salutato con una presa alla mostra perché è l'unico italiano in concorso alla settimana della critica, che è una sezione collaterale, ma è un tripudio di punk. Ecco, si è frizzato il collegamento? Si sente? Ok, le abbiamo perse un secondo. Volevo approfittare del messaggio che ha lanciato Laura per incentivare tutti a tornare nelle sale, perché questa manifestazione è importante per cercare di avvicinare le persone al cinema, per ricominciare a sognare. È importante sostenerlo il cinema, quindi quest'inverno mi raccomando, con la pioggerellina tutti al cinema. È importante. Hai detto pioggerellina? Sì. Non posso che pensare. Aspetta, ci dicono. Eccola, è tornata. Eccola lì, Barbara, prego. Siamo ritornati, ci eravamo un attimino frizzati, Laura. Un secondo. Intanto dicevamo in studio, ecco, dell'importanza di tornare al cinema, come diceva prima Laura, che saluto tra l'altro. Ti salutano e naturalmente abbiamo raccolto il tuo invito a ritornare al cinema, a ritornare in sala.
Chi vince la 79esima edizione? Oh, non mi fare questa domanda che non si fa. No, questa domanda non si può fare perché le giurie sono imprevedibili, è troppo presto, però forse qualcosa che vince ce l'auguriamo e credo che sia, insomma, la voglia di tornare al cinema, speriamolo veramente. Ci saranno anche delle iniziative per un cinema a prezzi possibili molto presto e quindi diciamo che se tutto questo arriva un po' anche in sala è una bella ripartenza. Grazie, lo speriamo, Barbara, lo speriamo grazie tutte. Grazie Laura Dellicolli di essere stata con